Lettori e spettatori, quando la radio incontra arte e cultura. E siamo tornati all'appuntamento settimanale con Nadia Bertolani, che anche oggi ci racconta di un bel libro. Ciao Nadia, ben ritrovata. Buongiorno Ivan, buongiorno agli ascoltatori. Sì, oggi il libro di cui voglio parlare è un libro veramente divertente. Si intitola Woody, fuga nella realtà. L'autore è Alfonso Lalicata per la Minerva Edizioni. Ecco, il titolo Woody ci dà già l'idea, ci dà un tracciato di quello che è il protagonista di questo romanzo. La cosa divertente è che si chiama Woody perché la madre, un'appassionata cinefila, ha deciso di chiamarlo come il grande regista. Woody Allen. Sì, e c'è un filo che lega Woody Allen a questo Woody, ed è la comicità ed è l'ironia. Woody è un omettino insignificante, anzi è anche piuttosto bruttino. Lui dice che la sua complessione fisica è quasi una concrezione originale, una concrezione anatomica originale, la testa grossa, il collo lungo e stretto, somiglia un po' a uno struzzo. Insomma, è bruttino, in più è un modesto impiegato di qualche ufficio ministeriale e ha la prerogativa di non essere visto da nessuno, né dai colleghi d'ufficio. Lui si sente quasi un accessorio della fotocopiatrice. Invisibile, in pratica. Sì, praticamente invisibile. E il bello è che lui lo ritiene in un certo senso giusto, cioè lui si ritiene veramente un sottoprodotto umano rispetto agli altri, che vede tanto migliori di lui, e si rifugia quindi, per sfuggire a questa sua dimensione sotterranea, no, della vita, si rifugia nel cinema, nei film, e lì si immagina, no, eroe di tante avventure. Il bello è che ci capita davvero pari pari in un'avventura, è veramente esilarante, si tratta di una rapina, lui pensa invece che si stia girando un film e capisce invece di essere nella realtà solamente quando viene preso in ostaggio. Di qui non sto a raccontare tutto, ma di qui c'è una serie di avventure esilaranti dove pian piano questo omino scopre qualità insospettate che nessuno pensava che lui avesse, tantomeno che lui aveva. Quindi un maldestro che si riscopre in qualche modo eroe. Sì, sì, in qualche modo eroe, è sempre in una dimensione ironica, naturalmente. Certo. Non c'è nulla di epico nelle sue avventure, ma è un racconto scritto molto bene, scritto con arguzia e veramente divertente. Lo si legge d'un fiato, lo consiglio vivamente. Nadia, ricordiamo titolo ed autore. Sì, allora l'autore è Alfonso Lalicata, che è stato vincitore di un concorso e ha avuto come premio appunto la pubblicazione del suo Woody, Fuga nella realtà, per la Minerva Edizioni. Che bello! E quindi la morale, secondo te, cos'è che ci può insegnare la lettura di questo libro? Ma guarda, ci può insegnare che ancora siamo legati al Novecento e all'idea, no, di uomini che non hanno più stature gigantesche, omicciattoli, omini, se ci pensi da Svevo. Con la coscienza di Zeno, i personaggi di Svevo o di Pirandello, o addirittura, se vogliamo passare al cinema, Chaplin. Ecco, il Novecento è stato proprio caratterizzato da un'attenzione agli uomini insignificanti, agli uomini che sbagliano, agli uomini che commettono lapsus, gaffe, insomma uomini incapaci di gestire la propria vita, e questo omino non fa eccezione. Ecco, però poi nel sottofondo c'è questa umanità, questa insospettata capacità di elevarsi al di sopra delle proprie umane debolezze e in qualche modo di riprendere a vivere. Assolutamente. Quindi, mia cara Nadia, in pratica questo ci insegna che non sono i gradi a farti comandante, giusto per rimanere anche un po' in tema di attualità. No, infatti, è l'accettazione dei propri limiti e soprattutto la disponibilità, l'apertura agli altri e un po' di serietà. Esistono, ecco, tanti piccoli grandi uomini. Sì,
Sì, per fortuna esistono, ce ne sono anche tanti altri che non sono né grandi né uomini, e questo è il nostro problema. Vabbè, quelli sono i maschi. La differenza penso che sia abbastanza evidente tra maschio e uomo. Sì, esattamente. E di questo e tanto altro parleremo anche venerdì prossimo. Mia cara Nadia, è sempre un piacere per me stare al telefono con te. Grazie anche per me, molto. Un abbraccio, Nadia. A venerdì, a saluti a tutti gli ascoltatori, arrivederci. Abbiamo avuto con noi Nadia Bertolani di voltarepagina.net. Lettori e spettatori, quando la radio incontra arte e cultura. Radio